vogliamo realizzare il primo video dedicato al Natale e lo so, è tardissimo, mi dispiace un sacco, idee ne ho tantissime, ma purtroppo non ho il tempo per realizzarle. Quindi se voi mi dite che volete vedere i video, anche se pubblicati in ritardo oppure completamente fuori stagione, io sono felicissima di pubblicarli sul canale, appunto, anche se non c'entrano niente con la stagione in cui siamo. A me sembra un po' strano realizzare o caricare un video, non so, dedicato alla primavera o all'estate, in pieno inverno, ma se voi mi dite che avete comunque piacere di vederli, anche se sono fuori stagione, io ve li pubblico molto molto volentieri. Per quanto riguarda il video di oggi, però, andrò a riutilizzare delle bottiglie di vetro e ho scelto quelle di vetro scuro, ma se volete potete utilizzare anche quelle bianche. E niente, prima di lasciarvi al tutorial, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che carico un nuovo video sul canale. Lasciate un mi piace al video se vi piace il video o se vi piace questa tipologia di video o se volete altri video di questo tipo. E niente, vi lascio al tutorial. Dunque, per realizzare questo video abbiamo bisogno di una bottiglia di vetro. Io ho scelto appunto una bottiglia di vetro scuro, ma se volete potete utilizzare anche una bottiglia bianca. Poi dei pennarelli indelebili adatti a diverse superfici, tra cui ovviamente anche il vetro, dello smalto, e io in questo caso ho scelto dello smalto glitterato oro, e poi la colla a caldo e infine, ma vedremo dopo, delle decorazioni da utilizzare come tocco finale. Quello che vado a fare è prendere la mia bottiglia di vetro scuro. Io ho già cominciato a decorarla, ma finirò insieme a voi appunto per mostrarvi come farlo, e vado a realizzare le decorazioni, in questo caso con la colla a caldo. Questa volta utilizzo una colla a caldo trasparente perché so che ce l'avete tutta, ma poi nel resto della bottiglia vi mostrerò dopo. Ho utilizzato la colla a caldo glitterata. Io ho già realizzato i fiocchi di neve, che è semplicissimo realizzarlo, adesso ne faremo uno insieme, basta trovare appunto il posto giusto, e vado a realizzarlo andando a fare delle piccole righe a forma di stella, di asterisco, insomma un disegnino semplice. E poi vado a riempire gli spazi andando a realizzare dei piccoli pallini di colla qua e là, appunto per riempire tutti gli spazi da quest'altro lato della bottiglia. Ho realizzato invece una scritta Believe in the Magic of Christmas, e finisco di realizzare l'ultima parola con voi. Allora, ho scritto Chris e ora vado a scrivere Mass. Vedete che questa scritta, ma poi ve la faccio vedere meglio, l'ho realizzata con i glitter, con la colla a caldo glitter. Allora, mi sono resa conto che questa scritta l'ho realizzata davvero, davvero storta. Ma non preoccupatevi, perché se vedete che sbagliate, lasciate raffreddare la colla e poi la tirate via come se fosse appunto una pellicina. In questo modo qua, per esempio, qui ho fatto il pallino che mi impedisce di continuare a scrivere la mia parolina, e quindi vado ad eliminarla semplicemente andando a togliere, e così posso scrivere l'ultima lettera. Ok, e ora vi mostro come colorare la colla se non avete la colla glitterata. A questo punto io mi fermo qui, questa qui è la mia scritta.
che, come vedete, vi dicevo prima, l'ho realizzato utilizzando la colla a caldo glitterata, e invece da quest'altro lato ho utilizzato la colla a caldo però senza glitter. Quindi, come prima cosa, vado ad eliminare tutti i filetti che mi lascia la colla a caldo. Una volta che ho ripulito bene tutto quanto, vado adesso a decorare la mia scritta con questo smalto glitterato oro, che riprende appunto la colla a caldo glitterata che avevo prima, ma ovviamente se volete utilizzare altri colori, altri smalti di altri colori, andrà benissimo. Ora spero che si veda perché il fondo è scuro. Ad ogni modo, vado a prendere il mio smalto glitterato e lo vado ad utilizzare per decorare la colla a caldo. Dunque, questa è la bottiglia finita. Io ho voluto realizzarla appunto in monocolore oro. Se volete appunto l'intensità del colore dello smalto più forte, ovviamente gli darete due passate. A questo punto prendo delle decorazioni e le vado ad attaccare appunto alla bottiglia in modo da dargli il tocco finale. Potete scegliere se attaccarlo ovviamente con la colla a caldo oppure con un nastrino. Dunque, per realizzare la seconda bottiglia vado ad utilizzare invece gli smalti ma senza utilizzare la colla a caldo, oppure come vi dicevo prima potete utilizzare anche i pennarelli da vetro. Vado a realizzare prima il disegno in matita o con un pennarello, insomma, e poi vado a colorarlo con gli smalti. Se vi accorgete di sbagliare, potete utilizzare l'alcol per quanto riguarda i pennarelli oppure l'acetone per le unghie per quanto riguarda gli smalti, ovviamente. Per quanto riguarda questa bottiglia ho finito, vado solamente a realizzargli di nuovo i bordi e a ridisegnare la bocca. Scusate se la faccio tutta storta, ma in questa posizione non è per niente semplice disegnare. Adesso lo smalto non è ancora perfettamente asciutto, quindi aspetterò un pochino. E come tocco finale vado anche a questa bottiglietta ad aggiungere il suo fiocchettino per
decorarla ancora un po'. E ho scelto questo fiocchettino verde e rosso con la pallina dorata. E per finire, per rendere tutto ancora più magico, vado ad inserire all'interno delle due bottiglie decorate un filo di lucine bianche. E quindi questo qui è il risultato finale anche con le lucine. Dunque, questo qui è il risultato finale, io ne sono davvero molto molto fiera, mi piacciono davvero tantissimo, poi quando sono accese sono ancora più belle e creano un po' di magia in casa e secondo me possono essere anche un regalo carino e divertente, insomma, da regalare ad amici e parenti. E niente, con questo è tutto, io spero che l'idea vi sia piaciuta, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento qui sotto e condividete il video con chi volete. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video sempre dedicato al Natale. Ciao!